È stato presentato ed è già aperto il bando del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci. Quest'anno c'è una novità di rilievo, una sezione dedicata a welfare e parità di genere. In attesa della nuova seduta del Consiglio sintetizzeremo il lavoro che hanno svolto le commissioni in questi giorni e torneremo su alcuni argomenti della precedente seduta: il Parco di San Rossore, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, altro ancora. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha parlato davanti alla Commissione del Comitato delle Regioni e ha illustrato il parere sul tema cruciale delle politiche di concorrenza in Europa. Sì, unanime dei membri. A fine mese lo stesso Mazzeo illustrerà il parere nell'assemblea plenaria di questo organismo. Un elbano sul tetto d'Italia di uno degli sport più popolari, il ciclismo, è Simone Velasco. A 27 anni dal Consiglio regionale riceve il premio Le Ali del Pegaso per volare ancora più in alto. Anche questa settimana naturalmente faremo il punto su tante iniziative promosse o rilanciate dal Consiglio regionale. Ma noi iniziamo parlando di innovazione, del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci. Scarrà il 10 novembre il bando della nuova edizione di questo premio tanto caro al Consiglio regionale che lo organizza insieme a Confindustria Toscana. C'è una nuova sezione, lo dicevamo, che si aggiunge alle altre ed è quella per welfare e parità di genere. Un'attività o comunque una filosofia nuova che deve essere trasmessa anche alle piccole e medie imprese, che già qualcuno in maniera molto avveduta ha già iniziato, ma è comunque una cultura che dobbiamo in qualche modo trasferire a tutte le piccole e medie imprese. Quindi che la donna abbia pari le stesse opportunità dell'uomo, nonostante il merito sia sempre l'elemento fondamentale, ma che abbia comunque le stesse possibilità di poter lavorare e sentirsi realizzata nel mondo del lavoro. Ricordiamole le altre sezioni: start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile, brevetti, resta confermato il premio speciale giovani. Qui c'è stato spazio anche per i vincitori della precedente edizione e in un ebook sono raccolte le storie di altri vincitori del passato, uno stimolo per le nuove adesioni, un incoraggiamento a tutti per proseguire sulla via della ricerca e dell'innovazione. Siamo alla sesta edizione di un premio per me tra i più importanti che come Consiglio regionale ogni anno finanziamo. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio alle ragazze, ai ragazzi che studiano, che si impegnano sul nostro territorio, che vogliamo accompagnargli nella fase più difficile, quella in cui si vuole intraprendere qualcosa di diverso, si vuole creare una nuova impresa, si vuole costruire innovazione. Questo è il messaggio più forte. Tante aziende in questi anni abbiamo premiato, sono già 45. Quest'anno è un'edizione ancora più bella, più importante. Abbiamo lanciato Casa Toscana a San Francisco, 20 start-up parteciperanno con noi dal 4 all'8 dicembre per incontrare investitori che operano sul territorio. Insomma, investire su chi fa ricerca e vuole trasformare quella ricerca in valore per il territorio e sostenere l'imprenditoria femminile sta al centro della nostra azione politica e questo premio va esattamente in questa direzione. Il comitato promotore è coordinato da Silvia Ramondetta, che ricorda chi può partecipare e come al premio. Al premio si partecipa molto semplicemente, a partecipare quest'anno potranno essere peraltro solo le imprese, non anche altri soggetti, perché Consiglio regionale e Confindustria Toscana hanno voluto puntare l'attenzione sul sostegno agli imprenditori. Si partecipa andando sul sito Premio Innovazione Toscana, scaricando il bando e la modulistica e partecipando al concorso che apre le proprie porte dal 16 ottobre alle ore 9 fino al 10 novembre prossimo. Si aspetta un mesetto e mezzo per la valutazione da parte appunto di una commissione giudicatrice formata da scienziati, accademici, universitari e industriali e a dicembre, entro il mese di dicembre, ci saranno gli esiti e la valutazione, quindi l'augurio è che anche quest'anno si aggiungano molte imprese, soprattutto imprese giovanili e anche femminili, ma anche imprese strutturate di tutti i settori, a partecipare a questa bella occasione che rappresenta la Toscana che può raggiungere un futuro sostenibile. Thank you.
La nostra sintesi della seduta del Consiglio regionale è ancora disponibile online sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale della Toscana. Oggi approfondiamo alcuni argomenti. Partiamo dal bilancio e dal ruolo di Toscana Promozione Turistica. Viene approvato il bilancio del 2022, il valore della produzione è di poco più di 10 milioni, aumenta del 15%, anche i costi aumentano e si attestano intorno alla stessa cifra di poco più di 10 milioni. Qual è però il ruolo di questa agenzia? Quello strategico, di grande rilevanza anche economica, di promuovere il territorio favorendo il turismo diffuso e coinvolgendo tutte le zone, tutte le aree. A 21 addetti, ma dice la Presidente Bugetti, la dotazione organica è di 24 persone. Sentiamola in aula. La cosa più interessante che ci ha raccontato anche il direttore Tapinassi in commissione è stato proprio l'attività che in questo anno, nel 2022, sul solco del 2021, è stata portata avanti da Toscana Promozione Turismo. Quindi con il coinvolgimento degli ambiti territoriali, che è la cosa più importante, quindi capire per ogni parte specifica del nostro territorio, quindi gli ambiti territoriali ottimali, le caratteristiche e come supportare in tutte quelle che sono le promozioni per la parte commerciale, per la parte gastronomica, per l'internazionalizzazione e quindi tutta una serie di azioni che sono volte a promuovere la nostra regione, prevedendo anche delle premialità per coloro che dimostrano di operare in Toscana in maniera permanente, quindi dandogli anche un riconoscimento. Abbiamo partecipato alle manifestazioni turistiche più importanti come la BTO, continuiamo sul business to business, con i centri commerciali naturali, con la digitalizzazione e quindi con quello che è poi la parte importante e strategica di esportazione dei nostri prodotti anche in tutto il mondo e nel far conoscere la nostra Toscana sempre di più. Sono critiche le opposizioni che fanno riferimento anche a quello che secondo loro è l'errore a monte del passaggio dalle vecchie APT alla nuova Toscana Promozione. Viene fatta una promozione turistica a livello toscana un po' a macchia d'olio, cioè non c'è più una corrispondenza, non c'è più una logicità rispetto a quello che è una programmazione turistica della regione toscana, che non può essere subita solo perché abbiamo città d'arte, perché abbiamo bellezze naturali, storiche, culturali, artistiche, ma il turismo deve essere programmato e quindi dobbiamo tornare a gestire la promozione turistica in maniera capillare e sicuramente più adeguata rispetto a quello che stanno facendo adesso. Dal punto di vista tecnico e del bilancio, naturalmente è tutto in regola nei confronti di quella che è l'attività e le spese, il finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo, la promozione del turismo, ma di cui ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa: se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Prima dell'approvazione del bilancio 2022 c'è stata un'ampia discussione anche sui numeri, sui conti e sul ruolo di Fondazione Sistema Toscana. L'utile cresce del 25% e supera i 200.000 euro, la produzione sale da 10,05 a 10,3 milioni. Al voto però le opposizioni sono contrarie. Il revisore unico non ha trovato grandi problematiche nel bilancio, però ha fatto delle raccomandazioni più che altro per quanto riguarda la questione del costo del personale. Noi della Lega abbiamo sempre sostenuto che il marchio Toscana, oltre ad essere promosso da Fondazione Sistema Toscana, è anche una caratteristica di Sviluppo Toscana. Quindi secondo noi uno dei due è di troppo, perché tutti e due diciamo che vanno avanti con i soldi pubblici e bisognerebbe trovare un modo di, non lo so in che modo, comunque rifletterci sopra per vedere di spendere meno e lavorare meglio. Ben diversa è la valutazione della Presidente della Commissione Cultura, che mette l'accento anche sui passi avanti compiuti dalla Fondazione, che oggi gestisce 42 progetti regionali, di cui 4 direttamente del Consiglio regionale. Ma davvero, secondo lei, c'è questa sovrapposizione di ruoli?
solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare in, più che in sovrapposizione, in convergenza, in sinergia con l'operato di Sviluppo Toscana. In realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della cultura, della diffusione, soprattutto la Film Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest e solo in parte appunto di promozione di valorizzazione dell'identità toscana, competenza che va incontro alle competenze di promozione del marchio Toscana più tipiche di Sviluppo Toscana. Un altro bilancio approvato dal Consiglio regionale è quello del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. In questo caso si tratta del bilancio preventivo 2023-2025 che dovrebbe presentare un utile di 127.000 euro per l'anno in corso, il 2023. Ne parla in aula la consigliera De Robertis, che è presidente della Commissione Territorio e Ambiente. Entrando nei dati del bilancio, il valore della produzione è previsto intorno a 5 milioni e mezzo, con una diminuzione di circa il 2%, che proviene essenzialmente dalla previsione che lo stesso ente fa della diminuzione dei contributi in conto esercizio dei vari enti pubblici. I ricavi da prestazione dell'attività commerciale sono stimati in circa 1.150.000, con una riduzione anch'essa dell'1,5% rispetto ai dati del 2022. I ricavi derivanti dall'attività, sono derivanti dall'attività di vendita dei legnami e dei prodotti del parco, dai noleggi e dalle concessioni dei beni, dalla vendita della fauna, dall'attività zootecnica e della realizzazione di eventi. I costi della produzione vengono indicati in circa 5.300.000, con una riduzione sensibile del 3,5%. Tutte le opposizioni anche in questo caso votano contro. Ascoltiamo il consigliere Baldini della Lega, che aggiunge una considerazione più generale sui parchi in Toscana. Da parte nostra c'è anche una sollecitazione forte a una rivisitazione di quella che è la governance dei parchi della Toscana, che in qualche modo risentano di queste problematiche e probabilmente necessitano di essere riorganizzati anche per avere una spinta turistica promozionale che sia ben diversa da quella attuale, sfruttando invece quelle che sono potenzialità importanti anche in considerazione del fatto che sono collocate all'interno di una regione che è fra le più belle del mondo. Nel lungo dibattito del 12 ottobre, dedicato anche agli effetti del nuovo conflitto in Medio Oriente, si era parlato molto di sanità, lo ricorderete, del bilancio dell'agenzia regionale, del personale delle case di comunità. Sì, perché il rischio di perdere i finanziamenti del PNRR per queste nuove strutture o scelte diverse da parte dell'esecutivo del governo viene messo in evidenza da un'iniziativa del PD. Sì, abbiamo presentato questa mozione che il Consiglio ha approvato a maggioranza perché vogliamo che venga fuori quale sia davvero la posizione del governo sul tema della sanità territoriale. Il governo precedente aveva un modello chiaro, che è quello del DM77, che la Toscana ha poi declinato con la delibera di giunta e che di fatto riprendeva il modello toscano delle case della salute, quindi con case di comunità, hub, spoc, ospedali di comunità, COT, cioè tutta un'organizzazione territoriale molto precisa. Ora di questo se ne parla molto meno a livello nazionale, il sottosegretario parla di modelli in cui non ci sarebbero le case di comunità ma le farmacie, come se le farmacie potessero sostituire il ruolo di organizzazione di tutta la sanità territoriale, tra l'altro in Toscana dove le farmacie da 20 anni svolgono tutta una serie di funzioni ulteriori, di CUP, di alcuni elementi di diagnostica e ovviamente sono una parte centrale, ma sono una parte che è insieme alle case della salute, ora case di comunità. Un ragionamento però, secondo il centrodestra, che parte da un presupposto sbagliato. Le case di comunità, per come erano state pensate dal governo precedente, erano sbagliate in partenza, soprattutto per quanto riguarda le aree interne. Il piano del governo Draghi-Speranza prevedeva una casa di comunità ogni 15.000 abitanti, il che significa in aree montane, nella Garfagnana, sull'Amiata, sulla montagna pistoiese, fare una casa di comunità ogni chilometri quadrati. Tenete presente che il comune di Abetone Cutigliano, per fare un esempio, sono 88 chilometri quadrati in meno di 2.000 abitanti, quindi pensare a una casa di comunità ogni 15.000 abitanti sulle aree interne non significa dare risposte ai cittadini. Questo governo sta riformulando quel piano, prevede di utilizzare il concetto di farmacie sociali come succede in tutta Europa, dove l'embrione
primo che garantisce una prestazione sanitaria è appunto la farmacia, che è la ramificazione più profonda che c'è sul nostro territorio regionale delle strutture sanitarie. Intorno a quella farmacia, come già tra l'altro succede, costruire gli ambulatori, far fare alla farmacia servizi come il CUP. Nel periodo del Covid si facevano le vaccinazioni in farmacia, i tamponi in farmacia. Torniamo sul tema dei parchi, perché in questi giorni la quarta commissione ha visitato quello della Maremma, obiettivo entrare in contatto ancora più diretto con questa realtà, di cui sono stati esaminati il piano integrato, ovvero lo strumento per attuare gli obiettivi, e il bilancio 2022. Nella commissione sviluppo economico l'assessore all'economia ha illustrato l'iter per la cessione da parte della regione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana dal 49,4%, insomma la regione scenderà al 35%, i soci privati cederanno tutte le loro quote, in totale il 48%. Ciò significa che il privato avrà oltre il 62% di Fidi, sarà un nuovo privato naturalmente. La stessa commissione ha espresso parere favorevole al bilancio di esercizio di Ente Terre Toscane. Il piano di sviluppo e innovazione dell'attività di screening oncologico regionale, che sarà adottato nelle aziende sanitarie dopo l'approvazione in giunta, è stato discusso adesso nella commissione sanità, che ha ascoltato Katia Belvedere, direttore generale dell'ISPRO, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica. I temi del caro affitti per gli studenti e della tutela del diritto allo studio sono stati invece affrontati in Commissione Istruzione e Cultura con il coinvolgimento di tutte le parti del sistema universitario. È certo questo un argomento molto centrale nel dibattito pubblico. In questi giorni ha preso il via anche un confronto di grande importanza per tutta la regione. L'assessore ai trasporti e alle infrastrutture ha presentato infatti la proposta sulla creazione di Toscana Strade, la società in-house della regione che dovrà gestire prima di tutto la Firenze-Pisa-Livorno. Erano riunite insieme ad ascoltarlo le commissioni territorio e ambiente e affari istituzionali. Ne abbiamo parlato già molte volte, ora sappiamo qualche dettaglio in più. Si prevede che la società operi con personale proprio, le risorse arriveranno da concessioni e canoni, impianti pubblicitari, dalle sanzioni per violazioni degli autovelox e anche dai pedaggi per i mezzi pesanti. La regione verserà 10,7 milioni nel 2024, 11,3 l'anno dopo. 9 milioni deriveranno dalle sanzioni. Gli altri contributi sono quelli di un fondo speciale per i nuovi provvedimenti legislativi. Dal pedaggio dei TIR dovrebbero arrivare ogni anno tra i 14 e i 16 milioni. In Germania, Wismar, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, ha illustrato davanti alla commissione ECON del Comitato delle Regioni il parere sulle politiche di concorrenza europea e ha ottenuto l'unanimità dei consensi e l'anticipazione di quello che farà a fine mese all'assemblea plenaria del Comitato delle Regioni. Ecco a caldo il suo primo commento dalla Germania. Le politiche di concorrenza sono un pilastro fondamentale della nostra Unione Europea. In questi anni sono state un po' rilassate, sono state rilassate temporaneamente per supportare in modo adeguato le imprese europee che sono state danneggiate prima dalla pandemia e poi dalla terribile guerra in Ucraina e da quello che ha significato per i nostri territori. È stato fatto soprattutto sugli aiuti di Stato, però oggi bisogna passare da un regime emergenziale ad un assetto in grado di bilanciare le necessità degli investimenti con il mantenimento di un adeguato livello di concorrenza nel mercato unico per sopportare e supportare le due grandi transizioni, la transizione digitale e quella ecologica. Io sono molto orgoglioso di questo parere, sono orgoglioso del fatto che sia stato votato all'unanimità, perché partendo dal principio non danneggiare la coesione chiediamo una serie di riforme e le politiche della concorrenza che ci permettono di avere un elevato livello di investimenti, specie nei territori più disagiati, quelli interni, ed avere un mercato unico, equo e tale da supportare ed aiutare le imprese e i cittadini. Le
le ali del Pegaso, il nuovo premio del Consiglio regionale destinato ai talenti più giovani e promettenti della nostra regione, va adesso al campione italiano di ciclismo, l'Elbano Simone Velasco. È un campione giovane, ha 27 anni ed è un modello per i giovani a sua volta. È questo in fondo il vero significato del premio, che valorizza un'eccellenza del nostro territorio. È il senso di un giovane che vola, è volato a vincere un campionato italiano, a indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche, porta in giro il nome dell'Italia nel mondo, ma porta in giro la nostra isola, l'Elba, che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana, e questo per noi è un motivo di soddisfazione, questo è un riconoscimento che per quanto mi riguarda anche un motivo di grande soddisfazione, non soltanto per aver praticato il ciclismo a livello agonistico, per essere un amante di questo sport, ma per un grande riconoscimento a un giovane che ha davanti a sé una grande strada, un grande futuro e soprattutto anche un momento delicato per lui dopo l'ultima caduta, quindi anche l'occasione per confortarlo rispetto a una conclusione della stagione che comunque rimarrà nella storia della Toscana e del ciclismo a livello nazionale. Particolarmente orgoglioso si sente il consigliere e portavoce dell'opposizione, Marco Landi, che è dell'Isola d'Elba. Sì, Simone Velasco è un orgoglio prima di tutto toscano, che rappresenta la grande tradizione del ciclismo toscano e in questo caso anche elbano, essendo lui dell'Isola d'Elba, campione d'Italia, ci rappresenta anche nella tipologia dello sport, perché il ciclismo è uno sport dove la passione di questo ragazzo l'ha portato a un traguardo così importante. Oggi è uno dei campioni a livello italiano che si sta affermando e su cui possiamo puntare. Questo è motivo sì di grande orgoglio, ma anche per uno sport che vede tanti ragazzi impegnati, tanti ragazzi che fanno gavetta come l'ha fatta Simone Velasco e che oggi lo vedono veramente a livello nazionale e anche internazionale tra coloro che possono darci anche tante soddisfazioni in futuro. Ed eccolo il ciclista premiato che, nonostante i suoi grandi risultati, tradisce comunque molta emozione, soprattutto quando ricorda i suoi trascorsi all'Elba. Sì, sicuramente tornare alle ruote grasse è sempre qualcosa di speciale. E come detto, sono nato e cresciuto sulle ruote grasse della mountain bike all'Isola d'Elba e ho fatto tante volte sentieri di capoliveri e di tutta l'isola, e quindi è sempre un piacere tornare a battere le strade sterrate. A proposito di futuro e di ali per volare di Velasco, quali sono i progetti, i sogni? Il sogno sarebbe prendere parte al Tour de France, quest'anno parte proprio qua da Firenze, e sarebbe una grande cosa riuscire a partire. Ora abbiamo anche una maglia tricolore sulle spalle, quindi anche il giro è molto importante, quindi cercheremo di stilare un programma adeguato e poi magari proveremo a fare entrambi. A me piacerebbe fare entrambi, ora con la squadra ci troviamo nel fine settimana per buttare giù un piano, e comunque sono fiducioso di poter essere presente ad entrambi. Per la prima volta il premio Catarsini sarà dedicato ai portatori di disabilità visive. È giunto alla 22esima edizione e celebra, lo ricordiamo, l'artista viareggino Alfredo Catarsini, che aveva a cuore la passione per l'arte dei suoi allievi. Possono partecipare gli studenti maggiorenni dei licei artistici e degli istituti superiori della Toscana che, con libertà di tecnica e di interpretazione, faranno una reinterpretazione di un'opera pittorica di Catarsini. Attenzione però, dovrà essere fruibile alle persone cieche e ipovedenti. È un percorso già avviato dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899, che ha naturalmente altre tappe al suo attivo. Villa Bertelli a Forte dei Marmi è stato realizzato il laboratorio esperienziale, che prevede una riattivazione sensoriale su base motoria di queste persone che partecipano ai corsi, e poi la audio registrazione di un'opera esposta sulla quale è stato poi realizzato un alto rilievo scultoreo proprio dal Museo Statale Omero, e anche disegni in rilievo. Quindi dall'ascolto della descrizione all'esplorazione tattile dell'opera si arriva alla comprensione di quello che noi vogliamo comunicare. Oltre al valore artistico c'è anche una funzione sociale, naturalmente, che emerge con grande forza. Ci è subito sembrato un bellissimo progetto, un progetto entusiasmante, dove potevamo mettere la nostra
le nostre attività, le nostre capacità, metterle a disposizione per rendere accessibile questo percorso anche alle persone non vedenti e ipovedenti. Quindi siamo stati proprio felici di poterlo realizzare insieme e poter rendere la cultura ancora più accessibile di quello che ce ne può essere bisogno. Quindi è veramente una cosa entusiasmante, tant'è vero che abbiamo nostri non vedenti delle nostre sezioni, specialmente la sezione di Lucca, si sono attivati per raccontare questo percorso di Catarsini, e poi abbiamo le nostre sezioni territoriali, che sono 11 su tutto il territorio della Toscana, disponibili a collaborare con le varie scuole del territorio per questo premio. Un altro festival letterario trova spazio e visibilità qui a Palazzo del Pegaso è Food and Book, la cultura del cibo, il cibo nella cultura, in programma dal 26 al 29 ottobre a Montecatini Terme. Ha coinvolto fin dalla prima edizione scrittori e autori che nei loro libri raccontano il cibo e chef che il cibo lo raccontano con ricette e con libri di successo, e è quindi molto particolare. A Prato invece è cominciato il giro sui territori del nuovo CORE come il Comitato Regionale per le Comunicazioni. L'iniziativa si chiama Core Contour, prossime tappe Pistoia 7 novembre, Lucca 4 dicembre. Poi naturalmente il Core convisiterà anche gli altri capoluoghi. È tutto, appuntamento a venerdì prossimo, 27 ottobre, sempre alle 21:10, ancora dopo il TG della sera.